momento in cui si avvicinava il tempo della passione di mio figlio, tutti i suoi nemici lo trascinarono via con percosse sulle guance e sul collo, e dopo avergli sputato addosso, si presero beffa di lui, poi lo condussero alla colonna. Qui gli si tolse gli abiti da solo. Si avvicinò alla colonna con le proprie mani, che i nemici legarono senza misericordia. I suoi amici erano fuggiti, e i suoi nemici, sollevandolo, lo circondarono da ogni parte e frustarono il suo corpo puro con ogni corruzione e ogni peccato. Vidi il suo corpo flagellato e straziato fino alle ossa, tanto che gli si scorgevano le costole, e la cosa più amara fu che quando smisero di flagellarlo, ne scavarono e straziarono le carni. Così il mio figlio si rimise gli abiti, e allora vidi che i suoi piedi erano in una pozza di sangue. I suoi nemici non tolleravano che si vestisse, e lo spinsero obbligandolo a camminare. Ecco, figlia mia, che cosa ha sofferto mio figlio per voi. Vidi i suoi occhi tramortiti, le gote bagnate, il viso dolente, e la bocca aperta con la lingua rossa di sangue. Il ventre aderiva al dorso, tutti i liquidi erano fuoriusciti come se non ci fossero più le viscere. Vidi il suo corpo pallido e sfinito a causa del sangue che aveva perso, con le mani e i piedi rigidi e tesi sulla croce, con la bastra e i capelli intrisi di sangue. La sua pelle era così morbida e delicata che bastava colpirla leggermente per farne sgorgare il sangue. Il suo sangue era così vivo che lo si vedeva scorrere sotto la pelle. Essendo mio figlio, di natura forte, la vita lottava contro la morte in un corpo lacerato. Quando il dolore saliva dalle membra e dai nervi trafitti dal corpo al cuore, la parte più sensibile, più pura di lui, il cuore provava una sofferenza incredibile, e quando il dolore scendeva dal cuore alle membra lacere, egli ritardava con amarezza la sua morte. La morte si avvicinava, e poiché il cuore di mio figlio si spezzò per l'intensità del dolore, tutte le membra ebbero un sussulto. Egli protese un poco il capo e poi lo reclinò. Vedevo la sua bocca aperta e la sua lingua coperta di sangue, le sue mani si erano scostate lievemente dal foro della croce, per questi i piedi sostenevano un carico maggiore. Le dita e le braccia si distesero e la schiena aderì al tronco. Venne poi un soldato e affondò a tal punto la lancia nel costato di mio figlio, che quasi usciva dall'altro lato, e non appena ebbe ritratto la lancia, il petto si coprì di sangue. Allora, vedendo che il cuore del mio amato figlio era stato lacerato, mi parve che lo fossi anche io. Poi egli venne calato dalla croce, ed io lo posi sulle mie ginocchia, come un lebbroso, completamente livido e straziato, poiché i suoi occhi erano morti e pieni di sangue, la bocca era fredda come la neve, la barba sembrava corta e il volto era contratto.